Come tutte le mattine, anche in quella giornata di marzo, Rocchino s'era alzato presto, prima che facesse giorno, per andare a rigovernare gli animali. Quella notte aveva dormito nella stalla delle mucche, dove il fiato delle bestie riscaldava l'ambiente e si stava al caldo. Aveva nevicato molto, anche se era entrato marzo, e fuori faceva un freddo cane, per cui la maggior parte del tempo lo passava lì, nella stalla, dove stava al caldo e non doveva consumare molto la riserva di legno che gli serviva per accendere il fuoco e farsi la cialletta. Governò le mucche,
mise gli scarponi chiodati, fasciò le gambe con le cioce, la neve era alta e messosi addosso il tabarro vecchio di Massaro Michele, uscì fuori per andare a dare un'occhiata nella corte delle pecore. Vide tutto tranquillo. Le pecore stavano strette l'una vicino all'altra e belavano poco. Con la forca buttò qua e là qualche manciata di fieno e ritornò nella stalla delle mucche per la mungitura. Non era il caso di togliere il letame. Lo si sarebbe buttato in mezzo alla neve e tra l'altro serviva anche a tenere caldo l'ambiente. La munta non fu fastidiosa, anche perché non c'era molto da fare fuori con quel tempo e poi le mani stavano calde. Fece colazione con una zuppa di pane con latte appena munto e si mise ad aspettare che arrivasse Massaro Michele guardando fuori di tanto in tanto dalla finestrella della stalla per vederlo arrivare. Erano 4 giorni che mancava dalla masseria e lui era rimasto solo tutto quel tempo badando da solo alle faccende. Avevano fatto sapere che la moglie stava male e perciò Massaro Michele era partito di corsa e non aveva potuto accompagnarlo in paese per la vegeta che gli spettava. Gli aveva solo promesso che avrebbe portato lui l'occorrente per la settimana, il pane, la mutanda per cambiarsi. Nel frattempo aveva nevicato senza mai smettere e Rocchino era rimasto là, nella vecchia masseria di Lama di Monte, lontano dal paese, con la neve alta e con il pane che stava per finire. Fuck.
e Picurella. Castorna ora e pensa di Mandula, e pensa di Mandula, e pensa di Mandula, Castorna sola, e pensa di Mandula, e pensa di Mandula, e pensa di Mandula, Castorna ora. Arrivato mezzogiorno e non si era visto arrivare nessuno. Neanche per quel giorno sarebbe tornato Massaro Michele. Il tempo era sempre brutto, col cielo tutto grigio, liscio come una vetrina appannata. Non nevicava, ma avrebbe ricominciato presto, perché il cielo era gonfio e faceva freddo, tutto intorno era bianco e faceva male a guardare. Per ingannare il tempo, si mise ad intagliare con il coltellino il suo bastone da pascolo. Sull'impugnatura stava venendo fuori una bella testa di montone con le corna arrotolate e le ore passavano. Non aveva neanche paura dei ladri. E chi poteva venire là con quel tempo? Venne la sera e ricominciò a nevicare. Le mucche ruminavano tranquille e pensò che ormai era ora di cena. Rimise il tabarro e si diresse verso il casolare con i bidoni del latte perché doveva metterlo a quagliare. Massaro Michele non era tornato e non poteva portarlo in paese a vendere. E allora se ne faceva formaggio, così non andava perso. Accese il fuoco, faceva un freddo tremendo là dentro, mise su la caldaia con l'acqua. Per fortuna c'erano ancora delle patate e una cipolla, e il pane per quella sera era sufficiente. In una mezz'oretta l'acqua bollì, la versò nel piatto cupo sopra le fette di pane, per condire usò l'olio della boccia di Massaro Michele, perché il suo era finito, e si mise a mangiare seduto accanto al fuoco, guardando fisso la fiamma e pensando alle sue cose. Tra poco avrebbe fatto 17 anni ed era lì da 5 o 6. La comodanza l'aveva iniziata a 10 anni perché a casa ne avevano bisogno. Oltre alla mesata c'era il diritto di far legna nel bosco di Don Vincenzo, fino a 200 fascine, e ogni tanto qualche sacchetto di fagioli o lenticchie. E con Massaro Michele in fondo si andava d'accordo. Non era un uomo cattivo, solo che ci teneva molto al rispetto. Chissà cos'era successo alla moglie. Ormai l'aveva imparato il mestiere del pastore e quello doveva fare per tutta la vita, ma forse non sarebbe rimasto sempre all'ama di monte. Prima o poi doveva sposarsi e chissà che qualche proprietario non lo prendeva come massaro. Era molto meglio che stare a comodanza, no? Suo padre era stato a comodanza per tutta la vita ed era troppo vecchio per fare il massaro. Aveva un desiderio di capunti col suo.
e sicuramente la mamma le aveva preparati per il suo ritorno, ma non aveva potuto farla stavolta, l'aveva gettata. Al paese si doveva accontentare della cialletta. Oramai sarebbe rimasto lì anche per l'altra settimana, sempre sperando che arrivasse qualcuno a portargli il pane. Cominciò a venirgli il sonno, raccolse la brace del fuoco acceso in un vecchio secchio e, rimessosi il tabarro, si riavviò verso la stalla delle mucche, dove, con un po' di paglia, si era preparato un giaciglio di emergenza. Nel casolare faceva troppo freddo ed era inutile dormire nella solita lettiera. Meglio una stalla. Thank you.
Era ancora notte quando passava a dare la sveglia alle clienti del primo forno. Il suo mestiere era quello e ci teneva ad essere preciso. Tutte le notti, un bel pezzo prima che sorgesse l'alba, passava per le strade del quartiere e con il suo grido modulato annunziava l'apertura del primo forno, chiamando per nome le donne che la sera prima s'erano andate a prenotare. Ciccio il fornaio era famoso in paese. Faceva il mestiere da tanti anni, figlio di fornai. E come cuoceva il pane lui, nessuno era capace di farlo. Quella mattina toccava a Maddalena. Era sabato e doveva darsi da fare se voleva trovarsi in tempo con la prima infornata. Per mezzogiorno il pane doveva essere pronto perché quella volta Minguccio e Vito Antonio, i suoi due figli più grandi, che stavano a Comodanza, dovevano essere di Vegeta e prima o poi sarebbero arrivati in paese. E il pane bisognava farglielo trovare bello fresco, che erano 15 giorni che stavano fuori e sicuramente ne avevano il desiderio. Ne impastava parecchio di pane, fino a 15 panetti da 4 a 5 rotoli l'uno. Doveva servire per tutta la settimana e a mangiarne erano in parecchi. Due panetti se ne andavano presso a Minguccio e Vito Antonio tutte le settimane. E anche quando non tornavano di Vegeta, bisognava mandarglielo in campagna. Uno lo consumava fisso suo marito Mattia, quel sant'uomo che tutti i giorni, senza mai lamentarsi, se ne andava di mattina presto in campagna a curare quelle quattro lame di terra che la buon'anima di suo padre gli aveva lasciato, dopo aver passato una vita di sacrifici per metterle insieme. Bene o male il grano per farci la farina lo davano e con la volontà di Dio potevano permettersi di impastare quel mozzico di pane bianco che ora si mangiava tutti i giorni. Tutte le mattine Mattia si faceva la cialletta con quel buon pane. Se la impanava nel piatto cupo e se la metteva nella bisaccia, ben avvolta in un panno grosso, per mantenerla calda fino al momento in cui doveva fare colazione. Se la mangiava sempre sotto l'albero dei fichi, seduto contro il tronco, a guardare sempre speranzoso il seminato che cresceva giorno per giorno. Ci stette parecchio tempo la pasta di intrevare sotto le coperte, lì nella cesta, avvolta ben bene nel panno di lino bianco. Stava sorgendo il sole quando venne il garzone di Ciccio il fornaio a portare la tavola e a dire che sarebbe ripassato più tardi a prendere il pane. Di tempo ne era passato e a quell'ora la pasta doveva essere intrevata come dovere. Maddalena disfece il fagotto delle pezze e, aiutandosi con le cocche del panno di lino, riversò la pasta nel tavoliere. Osservandone contenta le grosse bolle sulla superficie che significavano la buona intrevatura, ci mise poco a ristrizzarla un po' e a tagliarla con la rasura in 5 grossi panetti rotondi e bianchi come la faccia della luna piena. Li allineò sulla tavola dopo che vi ebbe cosparso un velo di farina, si premurò di lasciare in un cantuccio tra due panetti il cencio di pasta per il fornaio e si mise ad aspettare che Bastiano tornasse a riprendere la tavola carica. Thank you.
All'opera, sistemò il tavoliere sopra i ceppi di noce che teneva appositamente per questo, vi setacciò dentro una quindicina di rotoli di farina e fattone un bel cumulo, con una grossa buca in mezzo, vi depose il pezzo di lievito che si era fatto dare da comare Sisina qualche giorno prima, quando questa aveva impastato. L'acqua calda era già pronta nella caldaia e la versò nella conca della farina con un sol gettito, senza farne cadere una goccia. Col pugno sapeva calcolare quanto sale aggiungere e subito cominciò a lavorare di mani e di pugni nell'enorme impasto che man mano veniva formandosi. La massa di pasta divenne tutta d'un pezzo e la voltava e la rivoltava nel tavoliere dandoci dentro di pugni e rassettandola con poderose strizzate di mani che di tanto in tanto bagnava nell'acqua calda o asciugava con una spolverata di farina a seconda dell'occorrenza. Ci lavorò una buona mezz'ora l'impasto, con le maniche rimboccate sopra il gomito e il fazzoletto a reticella in testa per non far scappare i capelli. Ma alla fine la massa di pasta raggiunse la densità voluta, bianca, morbida e compatta nello stesso tempo. La cesta coi panni era pronta fin da principio, ed ora distese il panno di lino bianco. Con la mano sapiente lo spolverò di farina e sollevata nelle mani la massa della pasta come se fosse un bambino da sfasciare. La depose nell'incavo ricavato nella cesta, proprio come quando si mette un bambino nella culla. «Fa male il pane fresco a mangiare troppo!» lo ammonì la mamma. Ma non è che facesse veramente male. E che purtroppo era così buono che se ne voleva mangiare tanto e c'era timore che potesse finire prima del solito. Tengo le mani sporche di terra dopo una giornata sotto il sole a raccogliere l'ombra di un soldo e il sorso di un poco d'acqua. Tengo le mani sporche di terra e un padrone sempre uguale a correrti dietro con gli occhi e una bestemmia per pagarti. Tengo le mani sporche di terra, tagliate da zappe e spine, a mischiare il sudore col sangue e il dolore che mi piega in due. Tengo le mani sporche di terra, gonfie di tristezza e rabbia,
a scavare solchi di speranza e il futuro che non arriva mai. Tengo le mani sporche di terra, sopra la pelle che mangia terra, a schiacciare il frutto marcio e il tramonto che non ritorna. Tengo le mani sporche di terra, mischiate al profumo della notte, a carezzare la pelle della luna e un lenzuolo che sogna leggero. Sì, tengo le mani sporche di terra. Sobbavano i muli, alzavano i garretti col fiato grosso e gli occhi coperti da una benda che non si disorientassero e non venissero accecati dalla polvere. Erano i primi giri di pisatura e le regne slegacciate buttate alla rinfusa sull'aia facevano massa davanti agli zoccoli delle bestie e queste erano costrette ad alzare di molto i garretti per non incespicare nelle manocchie di campo ormai disfatte. S'erano alzati molto presto quella mattina di luglio alla masseria grande di Don Massimino e avevano subito approntato i traini per la carratura. Si usava così, si carravano le regne a prima mattina quando ancora l'aria non era infuocata e si portavano sull'aia di terra battuta dove si formava la pisatura. Il tempo si annunciava buono, non c'era foschia nell'aria, i polsi dei gualani maneggiavano il forcino con destrezza, alzando le regne sull'incassata del traino, come se fossero palloni di Santa Maria. L'aria era fresca e si lavorava bene. In un paio di ore di tempo avevano carrato l'abbastanza per la pisatura e ora sull'aia troneggiava come un'enorme pezza di formaggio la fissatura grande del grano carrato dal podere della pietraia. Tutto era stato predisposto sull'aia. In un canto le forcole di legno per la ventilatura e le granate di spinazza per spazzare l'aia. Più in là, fuori vento, i gualani si erano costruiti la scarpetta, un capanno fatto di frasche per ripararsi un attimo dal sole nelle ore più calde e per mettere all'ombra l'orciuolo dell'acqua. Gli spagliatoi erano stati ben piantati sotto vento, dovevano servire da linea di separazione tra la paglia e il frumento. In un angolo ben riparato, Massaro Filippo aveva fissato il posto dove costruire la maita de paglia. Oronzo, il gualano più anziano e anche più esperto in materia, entrò con la reglia dei muli nella pisatura, una reglia di tre bestie, davanti la giumenta e poi i due muli, che mai si sarebbero mossi sulla pisatura se non avessero avuto la compagnia di Bianchina, la giumenta che da 8 anni era la regina della stalla di quella masseria. I primi giri furono molto faticosi. La pisatura era alta e una nuvola di polvere usciva da sotto gli zoccoli. Uno stormo di rondini roteava intorno, garrendo alla cremente, alla caccia degli insetti che volavano fuori dalla pisatura. Sotto la scarpetta s'erano rifugiati un attimo Vidantonio, Minguccio e Rocco, in attesa della prima voltata, quando le zampe delle bestie
avrebbero schiacciato per bene le nebbie. Il sole era alto e le rondini stridevano più di prima. C'erano molti vermi nel grano quell'anno. Gridò da mezzo la pisatura Massaro Filippo e subito i tre si levarono dal fresco della scarpetta, impugnarono le forcole e diedero di polso a rigirare la pisatura che ormai assumeva l'aspetto di una frittata. Le bestie s'erano fermate, Massaro Filippo approfittò per abbeverarle un po' e dopo una mezz'oretta la pisatura era bella rivoltata. Ci attaccarono i iaulotti dietro Martino, il mulo di coda, che dovevano servire a macinare meglio la paglia. Le bestie ripresero a girare intorno, al trotto stavolta, e i denti degli iaulotti sminuzzavano man mano in paglia gli steli di grano, che ancora resistevano agli zoccoli dei muri. La redia, ora, era stata presa da Rocco, che era il cantante della compagnia, e al suono della sua voce le bestie trottavano per ore senza mai accennare a fermarsi. Sembravano seguire il ritmo del suo canto. M'hanno chiuso in da sti cancelli, m'han tagliato li biondi capelli, sono messi quando erano belli, giovanotti piangere con me. Tardita,
Così cantava Rocco, allungando sulle finali, e il suono della sua voce arrivava lontano, e quando l'aria era cheta, ritornava persino l'eco. Il trotto continuava incessante, e la pisatura era ormai diventata una frizzila. Ancora una volta fu chiamata la voltata, e stavolta la si fece in un batter d'occhio, che ormai la pisatura era ridotta in paglia e già si intravedeva il rosso dei chicchi di grano. Ancora pochi giri ed era fatta. Alla lotta, alla lotta, con la pusatura e cotta, e c'era nel cotto buono, accavata ma padrone, da padrone non si sente, ma l'occhio dello strumento, lo strumento di roba blu, occupa la pusatura. E torna a sito da sotto gli scopo, pensate, pensate, a sito da sotto. Intorò Rocco, ed era il segnale che ormai le manocchie erano ben macinate e si doveva cominciare la ventilatura. E tutti si diressero verso il mucchio delle forcole di legno. Appena le bestie furono tirate fuori, cominciarono a regliare la massa pagliosa in un sol mucchio e al centro dell'aia. Si disposero a schiera ed enormi forcolate di paglia furono sventagliate al vento che per fortuna si era levato poco prima. Al tempo, una forcata dopo l'altra, in testa Massaro Filippo, e poi a seguire, leggermente arretrate, gli altri. Il vento spazzava via la paglia dalle forcolate sventagliate in alto, e il frumento più pesante ricadeva in basso, formando man mano un gran mucchio rosso. Ci vollero 3 ore per separare la paglia dal grano, e ogni volta, con la forcola di ferro, bisognava buttarla al di là degli spagliatoi per lasciare pulita la massa della roba. Un buon lavoro di crivellatura con i famosi farnari di Don Massimino, e il gran mucchio di grano, alla fine, fu pronto in mezzo all'aia, pronto per essere messo nei sacchi di 4 piedi. Il lavoro della giornata era quasi finito. Il sole già reclinava verso il tramonto. Nessuno aveva fiatato durante la ventilatura. La polvere entrava in gola e solo ora Rocchino cantava le ultime strofette. Ma sai lo scotto, ma sai lo mi metto lì poi sin da all'aere e vuoi ne vuoi la nicchia guagnuna da casa guagnuna da nicchia cinto cinto sa palla ba la caldia per tu cuore io. Maria, con Maria, non puoi essere.
Di cielo, capelli di grano, nel giorno di festa ti vengo a pregare, a piedi nudi sopra sassi di luna, in una strada di canti vengo a ringraziarti, piangendo nel buio fra fiaccole di preghiera e dolori nascosto vengo ad implorarti. Occhi di cielo, capelli di grano, senza fiato ti chiamo, senza fiato ti chiamo, seguendo come stelle i veri disegnati dal grigio dei capelli ti vengo a trovare, tremando di freddo, senza coperte e sonno, mentre seguo la notte vengo ad abbracciarti. Regina dell'anima, madre del mondo, quando spunta il sole vengo ad adorarti. Occhi di cielo, capelli di grano, senza fiato ti chiamo, senza fiato ti amo. Dalla parte della marina il sole cominciava a far capolino in quel mattino di maggio ed eravamo sulla via di Picciano. Era tradizione che la prima domenica di questo mese si andasse in pellegrinaggio al santuario della Madonna. Nella zona il santuario era molto famoso. Da tutte le parti, Gravina, Montepeloso, Grassano, Matera e da tanti altri paesi. La gente scendeva in questo periodo verso la valle prospiciente il monte, per poi iniziare la salita di devozione. Molti erano i traini che si erano accodati sulla strada ancora ciottolosa e i saluti correvano dall'uno all'altro, contrassegnati da vigorosi schiocchi di scudisce. Era la gita più importante dell'anno e tutto era stato approntato su misura, dalle provvigioni nella bisaccia alla pulizia meticolosa del traino
e delle bardature. Le donne avevano in mano la corona del rosario e gli uomini rispondevano biascicando alle avernarie. Qualcuno intonò il canto «Evviva Maria e chi la creò!» e dai traini vicini esplose un tuono di voci che ripetevano in coro il ritornello. I giovani avevano disertato i traini e viaggiavano a gruppi sulle biciclette, rincorrendosi e sfottendosi in continuazione. Sull'ultima discesa, lo spettacolo divenne impressionante. Tutte le strade della vallata erano piene di carri e di gente che si dirigeva verso lo spiazzo ai piedi del monte. Le campane della chiesa in cima al monte suonavano l'inizio delle messe. Riuscimmo a trovare posto nello spiazzo, dove la confusione era tremenda. Traini ribaltati, pianto di bambini, bancarelle con capanno dappertutto, dove si vendeva ogni sorta di cianfrusaglie, pennacchi e fettuccine colorate, campanelli, i famosi bubù e ancora nocelle, fichi e prugne secche. L'acquaiolo reclamizzava ad alta voce la sua acqua fresca col limone e da qualche parte vendevano persino le gazzose. Tutti si preparavano per la salita al monte che per devozione si doveva fare a piedi. Rosari, preghiere e invocazioni, gente che piangeva portando in braccio storpi e paralitici. Qualcuno saliva camminando sulle ginocchia e la mamma mi spiegava che lo facevano per devozione, perché volevano ottenere una grazia dalla Madonna. Era lo scenario della salita. Il sentiero si inerpicava fino alla chiesa ed era un brusio continuo di invocazioni. Sul portale si sentiva già il caldo e l'afa delle candele e all'interno altre scene di prostrazione ancora più strazianti. Molti piangevano pregando, altri se ne stavano acquattati alle colonne col capochino e la balaustra dell'altare era gremita di gente che implorava. Un monaco dall'altare benediceva la folla con l'acqua santa e un altro passava la guantiera delle elemosine. La statua della Dorata troneggiava a destra dell'altare, circondata da una selva di candele accese che appestavano l'aria e ai suoi piedi un cesto, ancora pieno a metà, riceveva l'obolo delle offerte. Non resistetti a lungo in quello lezzo di cera e sudore e chiesi a mamma di uscire fuori anche perché mi stava facendo un'impressione tremenda una donna che, strisciando carponi, si dirigeva verso l'altare toccando con la lingua il pavimento. Strane cose stavano accadendo nella masseria di compare Rocco, da quando la giornata si era accorciata e faceva presto notte. Le bestie rientravano presto nella stalla.
e la notte era molto lunga in questo periodo dell'anno. Ruminavano e scalpicciavano fino all'alba, quando Massaro Filippo le andava a prendere per bardarle e iniziare un'altra giornata di lavoro. Erano state sempre delle bestie chete e tranquille, ma da qualche tempo la notte le si sentiva molto spesso battere gli zoccoli sulla chianca della stalla. Sbruffavano, nitrivano, facevano battere il canapo della cavezza sul bordo della mangiatoia. Parecchie volte gli era toccato a Massaro Filippo di doversi alzare in piena notte e scendere giù a vedere se casomai ci fosse stato qualcuno. Mai, niente e nessuno. Una sera però decise di stare allerta. Non disse niente a nessuno e dopo la cialletta, invece di andarsi a coricare quatto quatto, uscì dalla masseria dalla porta di dietro e andò ad appostarsi nella stalla senza fare il minimo rumore, senza farsi vedere da nessuno, infilandosi nella stalla addirittura dal pertellino della finestrella. Aveva lavorato tutta la giornata ad imporcare per la semina ed era stanco morto. Gli occhi gli si chiudevano ad ogni momento, ma lui teneva duro, immobile, fiatando il meno possibile, là, nel cantuccio in cui si era rifugiato. A un certo punto il sonno lo vinse e non si rese conto di quanto dormì. Si risvegliò di soprassalto all'ormai solito scalpitio dei cavalli. Non si mosse subito, restò immobile, subito gli era tornato in mente il motivo di quella sua particolare nottata. Con lo sguardo sbirciava nella penombra per scoprire quale potesse essere la ragione di quello strano frastuono. Niente di anormale. I cavalli erano sempre al loro posto, legati alla mangiatoia. Scalpitavano, battevano la cavezza come se si fosse destato qualcuno. Ma non si notava nessuno in presenza estranea, né di uomini né di animali. Niente allora, ma qualcuno ci doveva pure essere. Decise di alzarsi per fare un giro di ispezione intorno alla stalla, ma appena si mosse sentì come un peso enorme che gli schiacciava lo stomaco e lo inchiodava al pagliericcio. Non riusciva più ad alzarsi. Cominciò a torcersi, a stirare le gambe di qua e di là, e niente. Protese le mani verso il piolo che sporgeva dal muro e non riusciva ad afferrarlo. Stette per un bel pezzo a dimenarsi sulla lettiera, ma vi assicuro che non riuscì a sollevarsi di un centimetro. E tanto si agitò che cominciò a sudare come una fontana. Ma niente, il pesantore allo stomaco ce l'aveva sempre e lo inchiodava lì. I cavalli nel frattempo si erano calmati, le cavezze non tintinnavano più e intorno si era fatto silenzio assoluto. Solo a lui restava questo enorme groppo sullo stomaco. Si era un po' calmato dopo tanto agitarsi e con l'aiuto del silenzio cominciò a riflettere su quanto stava accadendogli. All'improvviso gli venne in mente un fatto che la nonna gli aveva raccontato tanti, tanti anni fa. Una vicenda molto simile a questa. Vuoi vedere che era proprio quel monacello del racconto della nonna che adesso gli stava giocando questo brutto tiro? Ma questo pensiero rimase fermo, fermo, dritto come un morto. Doveva prendere tempo per capire se veramente si trattava del monacello o di qualcos'altro. Eh sì, perché se veramente si trattava del monacello, lui lo conosceva il seguito della storia. Doveva cercare di fregargli il cappuccio rosso e non avrebbe avuto il suo potere. Il grumo era troppo particolare sullo stomaco. Quella sera non aveva mangiato pesante e non poteva essere imbarazzato. E poi lui non soffriva mai di mal di pancia. Aveva uno stomaco di ferro e quindi lì, nella stalla, a quell'ora di notte, non poteva che essere il monacello.
Cigli Antonio, un pulino, ascuro di mondo la cantina. E c'è scappaia, ando mamma, c'è ciò più meglio. E per duro, buona giorno vola, c'ha due anche un passo in su. E Orcus chiamavano il posto dove abitava, tanto che financo a quei tempi si usava dire ad una persona che dava particolarmente fastidio di andare in Orcus, all'inferno per l'appunto. E Orcus era chiamato colui che rifiutava di vivere in società, colui che si distaccava dalla comunità e si rifugiava nella sua solitudine, vivendo in luoghi deserti e lontano dai suoi simili. I pastori erano spesso vittime di questa disgrazia e la solitudine era il tarlo fatale che rodeva irrimediabilmente la loro mente. Anni e anni passati, sempre appresso allo stesso gregge, spesso senza mai vedere anima viva, solo il lamentoso belare delle pecore e gli sconfinati pascoli su cui unica compagnia erano le canne di ferula e il vento che fischiava lontano e l'eco delle grandi vallate o il sole che picchiava sulle rocce biancastre dei monti. Era terribile quel tizio, orribile a vedersi, con la testa e la faccia tutta coperta di lunghi peli neri. Nessuno mai era riuscito a vederlo in faccia. E si diceva che qualcuno, una volta, era capitato da quelle parti, ma non era mai stato più rivisto in giro. Pareva che avesse un occhio solo in fronte e una statura enorme tanto che il suo bastone da pascolo era un tronco di albero sradicato a cui erano state a malapena tolte le foglie e le radici. Andava in giro con le sue pecore ed enormi montoni. Avevano corna da poter spaccare un chiancone della murgia con un sol colpo della testa. Le contava tutte le volte che usciva o rientrava nella sua enorme spelonca, che era la grotta più grande del pulo, e dentro si vedeva ancora adesso il posto dove dormiva, un'enorme roccia piallata, a mo' di lettiera, il posto dove accendeva il fuoco e l'enorme balconata che dava all'esterno, sull'abisso della voragine, dove voleva sedersi durante le sue ore di riposo, passando il tempo a parlare con l'eco e a rispondere al vento che fischiava furioso negli anfratti della roccia. Si sentiva da lontano e non si capiva se fosse lui o il vento. Pareva che le divorasse interamente, sputando solo le ossa più dure
e mai si erano scoperti i resti di quei poveracci, perché nessuno aveva mai ardito scendere nella fossa centrale del Capovento, dove si diceva che lì facesse sparire tutti e di cui nessuno conosceva la profondità. Non si sa per quanto tempo visse colà, forse per 1000 anni, ma sta di fatto che un giorno un pastore che era di nuovo in quelle contrade si affacciò per caso dal bordo di quell'enorme fossa e vide qualcosa muoversi lungo l'enorme parete rocciosa che scendeva verso il basso. A lui sembrò un uomo abbastanza grosso per essere un uomo normale, ma la cosa più strana erano quelle grosse cose nere come delle pecore che lo seguivano. Si diressero verso la bocca che stava là al centro della fossa e ad uno sparirono nel mare come inghiottite dalla terra. Grazie.